Quest'oggi siamo con Nicola Guastini del Terzo Remo del Canaletto, campione del campionato italiano per Paglio e soprattutto Paglio del Golfo. Ecco, Nicola, che cosa hai provato a vincere tanto il Paglio del Golfo? Ciao Patrizio, grazie dell'invito. Vincere il Paglio del Golfo è un'emozione unica. Poi io sono borgattaro, sono di Marola e ci tengo molto al Palio, è stata davvero una bella emozione. Poi con tutti i tifosi, visto che anche l'anno scorso era diciamo, un Palio era triste, c'è stata tutta la tifoseria. Ecco, cos'è cambiato dall'anno scorso a 1.000 persone arrivare a quest'anno e con il campo aperto al pubblico? Avere tutta la tifoseria davanti dà una carica in più, dà una gran carica in più, è stato molto bello. Ecco, una stagione che è partita bene con le Prepaglio, 9 vittorie su 11. È un favoriti al campionato, al Paglio del Golfo nella carriera senior, junior, vinta, ma quei giorni lì che tensione c'era? Sì, è una stagione molto positiva, appunto 9 vittorie su 11 e ci siamo allenati per ottenere questi risultati e siamo contenti di esserci riusciti. Eravamo abbastanza tranquilli, sapevamo qual era il nostro potenziale e l'abbiamo dimostrato. Ecco, voi a bordo come timoniera avete Rosa, una ragazza più grande di voi, perché ha 24, 23 anni, più grande di voi, di solito si trova ai timonieri più giovani, però una timoniera molto esperta, vi fa andare al 100%. Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere la Rosa come timoniera, che è molto brava e trasmette anche molta sicurezza, cioè sia in partenza, anche nei giri. Sì, è una grandissima timoniera. Ecco, lei diceva che per voi, per lei siete degli amici, oltre a per voi invece cos'è lei? Abbiamo un bel rapporto tutti, come equipaggio, anche con la Rosa, anche con l'allenatore, siamo un bel gruppo. Ecco, parliamo invece di Canaletto. Siamo venuti a Canaletto e subito vinto il Paglio. Per te che arrivi da una borgata come Marola, che sei di Marola, che cosa significa? È stato bella come esperienza, anche perché è una delle borgate più vincenti nella storia del Palio, il Canaletto, e essere riuscito a vincere in questa borgata è davvero, una soddisfazione. Ecco, l'ultima domanda è questa. Siamo a 3 giorni dal Paglio, cosa hai fatto, come la siete vissuta? Lunedì sera c'è stata la premiazione in Piazza Europa, perciò ecco, come l'avete vissuta? Bene, eravamo molto contenti e siamo tenuti il gonfalone per questi giorni noi dell'equipaggio e siamo divertiti. Grande soddisfazione. Ecco, una domanda che ho fatto anche alla ragazza del Forza Masta Catoi proprio martedì. Il giorno del Paglio, le ore prima del Paglio, un'atleta cosa fa? Cosa pensa? Come si organizza? Cosa si fa le ore prima del Paglio? Ma prima del Palio, ad esempio la mattina, siamo usciti in mare per fare il parcheggio di Riboa, quindi siamo stati insieme. E anche nel pomeriggio abbiamo passato un po' di tempo insieme con l'equipaggio, anche per distrarsi. Perciò ecco, avete un po' sbagliato tra di voi sempre come gruppo. Sì, perché siamo un bel gruppo e è stato molto bene. Oltre a essere vincitori, ma siete, so che 3 su 4 siete anche amici fuori dal palio. Sì, è vero. Sì, siamo molto amici anche quando usciamo al di fuori, cioè del palio, siamo sempre insieme. Grazie mille. Grazie mille, Patrizio.